Che piacere ritrovare Gianandrea, ciao, nel salone Ciao di Arena di Franco, Fassina. ciao a tutti. Come stai? Tutto benissimo, grazie, come Senti, sempre. So che oggi hai preparato una chicca pazzesca, ma che sveliamo dopo, giusto? Ma non solo una, ne abbiamo tante di sorprese oggi. Da dove vuoi cominciare che ti seguiamo, Gianandrea? Allora, partiamo dal brand DR e soprattutto dalla DR5, che è il nostro storico cavallo di battaglia. Sul prodotto oramai non c'è più niente da dire, è una vettura conosciuta, diffusa, una macchina full optional, interessantissima. L'elemento nuovo di questo mese è il ritorno, tanto richiesto, del tasso zero. Abbiamo una formula di finanziamento dove si può comprare la vettura a partire da 19.900 euro con zero interessi. Formula d'acquisto con scelta del cliente da 24 fino a 60 mesi, interessi zero, disponibilità sia sulle vetture in pronta consegna sia sulle vetture da ordine. L'importante è che corriate in concessionaria perché la promo dura fino alla fine di novembre. Certo, quindi bisogna darci dentro. Darci dentro. Darci dentro per due ragioni, Franco, perché oltre alla DR5, questo mese DR ha esteso la promo anche sulla DR6. Sia sulla versione benzina, sia sulla termo hybrid benzina GPL, sia sulla manuale, sia sull'automatica, praticamente su tutta la gamma di prodotto DR6. Notevole, bellissimo sforzo. Il prodotto lo conosciamo tutti, motore 1.5 turbo, cambio manuale 6 marce o automatico 9 rapporti, niente accessori perché la macchina ha tutto di serie, per cui già tutto. Full optional. Vado a pescare questo tetto meraviglioso perché fa parte dell'allestimento. Certo, per cui... allestimento di serie, tetto panoramico in cristallo con la parte anteriore apribile. Tetto elettrico e anche la tendina all'interno è ad azionamento elettrico. Veramente incredibile. Senti, scusa, sì. Faccio vedere la qualità anche degli interni. Questi interni meritano. Veramente. Con le finiture rosse, ci ricordi il prezzo? Scusa, che l'hai già detto, ma il forse prezzo, me lo sono perso. Partiamo da 25.900 euro per la versione manuale benzina fino a 29.900 euro per la termo hybrid benzina GPL con cambio automatico. E anche qui c'è la formula, come dicevo prima, di finanziamento tasso zero. Bellissimo, ragazzi, correre. Adesso la correre svegliamo. Correre davvero. Adesso svegliamo l'ultima. Ma adesso, chicca. Restando in casa DR, arriviamo sulla nostra nuova ammiraglia, DR 7.0, plug-in hybrid. Tre motori, un termico turbo compresso 1.5 da 146 cavalli e due motori elettrici, uno all'avantreno, uno al retrotreno. La potenza complessiva è 317 cavalli. Velocità massima superiore ai 200 km all'ora, per una vettura prima nella gamma DR, insieme alla sua sorella minore DR6 PEV, con alimentazione elettrica. Abbiamo la presa di ricarica, carica batteria ovviamente di modo 2 in dotazione, e un'autonomia fino a 99 km in modalità completamente elettrica. Anche in questo caso vi consiglio di correre, perché come vedete questa è l'unica che ci avevano assegnato, l'abbiamo già bruciata. Se volete comprarla, correte, alla stessa dotazione della DR6, con in più il nuovo cruscotto digitale, touchscreen, e con tutti i dispositivi ADAS di serie. Blind spot negli specchi retrovisori, sistema line assist per il mantenimento in carreggiata, cruise control adattivo, sistema di frenata di emergenza assistita, telecamere 360 gradi. Gli interni sono stati completamente rinnovati, come vedi Franco, nelle sellerie, adesso fatte con impuntura a rombi, e anche lei, come la sorella minore, ha tutto di serie, non esistono optional. Ma c'è uno schermo anche qui davanti alla cross del cambio, alla leva sì, del cambio? Sì, ha un sistema di climatizzazione a sfioro, touchscreen, bizona, con il suo display dedicato. Pazzesco, guardate la qualità, gli interni, il design. Cosa fondamentale, 7 posti, attenzione, una bella abitabilità anche posteriore, portellone ad apertura elettrica e i due posti posteriori
è come viaggiare anche qui in prima classe. Se si viaggia in 5, basta dare un colpetto, si ribalta e abbiamo un vano bagagli superiore a quello di una station wagon. Tra l'altro ho notato prima quando i due schienali dei posti sono in posizione, c'è una bella posto. Capienza di bagaglio, di bagagliaio. Assolutamente per cui... sì, non abbiamo azzerato tutto, c'è ancora posto per una bella valigia. Che bel prodotto anche questo. Vuoi ribadire il prezzo di quella che era l'unica ed è stata già venduta, ma se ne arriverà un'altra vi conviene come prenotarla. Come prezzo siamo su un listino di 41.900 euro. Però questa vettura, fascia inquinante 21-60 grammi di CO2, rientra nell'applicazione dell'ecobonus. Tra il contributo statale e lo sconto che dà DR, qui Franco arriviamo fino a 12.000 euro di sconto. Mamma mia. Una cosa veramente non mi meraviglia il fatto che ci fosse quel cartello venduto sul parabrezza. Sì. Va bene, uno sguardo qui passando da questa vettura gialla che ha bisogno di un pick-up questo per lavorare, il ma nostro pick-up, il nostro storico pick-up a 8, trazione integrale inseribile, marce ridotte, cambio manuale 6 rapporti, anche lui come nella filosofia di prodotto DR, tutto di serie. Al costo solo di 32.900 euro, motore 2000 turbo diesel, adatto sia per un utilizzo professionale, sia con le finizioni che ha, abbiamo anche qua interni in pelle, fari LED, tetto apribile, abbiamo veramente tutto, può essere anche una valida alternativa come auto da famiglia un po' all'americana. Vero, verissimo. Gianandrea, cosa facciamo? La scopriamo, la sveliamo subito? Possiamo svelarla, vado. Marco, vai! Ta-da! Nuovo prodotto appena arrivata, Evo 6. Questa è la nuova vettura di punta che rappresenta un po' il nuovo corso nella gamma Evo. Ha un'estetica veramente accattivante, sportiva ed elegante al tempo stesso. La filosofia della macchina è la stessa a cui oramai DR Evo ci hanno abituato da tempo. Un prodotto di ottima qualità, presentato full optional, senza accessori a pagamento, con delle dotazioni davvero di primo ordine e con un prezzo molto accattivante. Io partirei franco dalla parte meccanica. Troviamo un motore 1.5 benzina turbo compresso che ha una potenza di 176 cavalli. Un'architettura classica, 4 cilindri in linea con distribuzione a catena, cambio automatico DCT doppia frizione 7 rapporti con modalità di funzionamento o totalmente automatica o sequenziale, trazione anteriore. È disponibile sia con alimentazione solo a benzina, sia come tutto il resto della gamma Evo e DR, termo hybrid benzina GPL. A livello estetico noterete che rappresenta davvero qualcosa di nuovo e diversa rispetto a tutte le vetture a cui Evo fino ad oggi ci ha abituato. L'estetica, come dicevo, è veramente sportiveggiante sia nel taglio della finestratura, sia nella coda così spiovente, sia, ti faccio vedere una piccola chicca per i nostri telespettatori particolarmente attenti, nei terminali di scarico. Questi non sono fatti di plastica, cari amici, sono davvero quattro terminali funzionanti che le danno veramente un tocco super sportivo. Che bello rivedere lo scarico, vero? Tu non hai idea. Hai detto anche un'altra cosa prima che a me non è passata inosservata. La catena. Non abbiamo la nostra vecchia cinghia dentata in gomma che tanti patemi d'animo creava. Con la catena abbiamo un'autonomia di utilizzo di centinaia di migliaia esatto, di chilometri. Affidabilità, robustezza e via. Assolutamente. Posso far vedere anche il vano? Allora, il vano qui lo apriamo a mano perché qua in salone sono certo, con sì, le batterie scollegate, ma l'apertura ovviamente è elettrica. Il vano ha veramente una bella capienza, una bella capacità e sotto all'asse, a seconda delle versioni, abbiamo o un altro vano o, come in questo caso, questa è la versione termo hybrid, il serbatoio dell'impianto GPL. Okay. Impianto che, è importante ricordarlo, viene montato direttamente dalla casa costruttrice ed è coperto dalla garanzia ufficiale
della casa di Evo, che è di 100.000 chilometri. 100.000, ragazzi, 100.000. Andiamo a sbirciare anche Andiamo all'interno. A vedere gli interni. Abbiamo visto tutto fuori, compreso il nuovo colore, questo Jade Green, che è una tinta veramente particolare. È un po' un mélange di verde scuro e blu, molto elegante. Gli interni, anche loro, sono qualcosa di nuovo nella gamma Evo. Troviamo il nuovo touchscreen da 20,5 pollici, che ingloba strumentazione e computer di bordo, la nuova plancia di design completamente rinnovato, con la leva del cambio automatico, climatizzatore automatico bizona, sedili di taglio sportivo, vedi Franco come sono belli avvolgenti, a regolazione elettrica e quelli anteriori riscaldabili. E anche qui troviamo, come nel resto della gamma, il tetto panoramico in cristallo con la parte anteriore apribile. Ovviamente tutto a comando elettrico, sia il tetto sia la tendina oscurante. L'abitabilità dei passeggeri, ecco, è veramente notevole. Abbiamo un bello spazio disponibile, bocchette e prese USB anche per i passeggeri posteriori. Quanto spazio che c'è, scusa, provo perché... Prego, bisogna provarla. Abbiamo anche delle raffinatezze, Franco. Guarda per esempio il nuovo bracciolo centrale anteriore, con apertura a scatto, con vano contenitore refrigerato. Bellissimo. Ovviamente, è quasi superfluo dirlo, anche questa nuova Evo 6 è dotata di tutti i dispositivi ADAS, quindi cruise control adattivo, telecamere 360 gradi, frenata di emergenza assistita, il sistema che rileva la segnaletica stradale, blind spot negli specchi retrovisori, tutti i dispositivi più recenti. E arriviamo alla nota più dolce in assoluto, il prezzo. Non ci crederete, una macchina di questo genere è proposta a soli 29.900 euro. Senza optional, tutto di serie. Tutto quello che abbiamo visto e tutto quello di cui ci hai parlato. Tutto. Praticamente un prezzo di un'utilitaria ben accessoriata per avere una vettura da famiglia elegante, di nuova concezione, sicura e sportiva. Non si può volere niente di più. Io penso che di cartelli venduto, scusami, ne vedremo. Ne ho già stampati parecchi, infatti. Secondo me qua c'è, anche perché c'è un design veramente molto, sì, molto moderno, bello, innovativo. Molto accattivante. Volevo chiudere con un ultimo passaggio, Franco, se me lo permetti. Qui abbiamo la sportività, ma Evo non si dimentica delle famiglie numerose. Ti faccio vedere... L'avevamo già proposta ai nostri ascoltatori, ma vale la pena di rivederla, la nostra Evo 7, che è la versione, anche lei con un design molto sportivo e molto accattivante, dedicata a chi ha bisogno di avere molto spazio, sia per il carico, sia per ospitare parecchi passeggeri. Questa vettura, infatti, lunga 4,70 m, anche lei disponibile come Evo 6 o nella versione benzina o nella termo hybrid benzina GPL, ha la caratteristica di essere omologata per 7. Abbastanza simile alla DR7 plug-in che abbiamo visto poco fa, dotazioni anche lei veramente di prim'ordine, sia come accessori, clima bizona, tetto panoramico, cerchi in lega diamantati da 19, sia per l'ambito di sicurezza, anche lei dotata di tutti i dispositivi ADAS. La Evo 7 è disponibile a partire da 31.900 euro. Per cui anche qui dei prezzi che... Veramente, amici veramente. Delle famiglie. Amici delle famiglie. Perfetto. Gian Andrea, io ti ringrazio infinitamente, è sempre un grandissimo piacere ascoltarti. Anche per me, veramente. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e venite a trovarci. Ricordatevi, Fassina, via Giovanni Battista Grassi 98, Milano. Vi aspettiamo. Grazie, un caro saluto. Grazie, ciao a tutti.